dettagliato intervento. Una piccolissima chiosa, aggiungo che oltre tutta ovviamente la predisposizione di questi adempimenti che noi abbiamo messo in campo, a margine, in aggiunta a tutto ciò, quindi a fianco, c'è l'ascolto che noi come amministrazione sin dall'insediamento abbiamo e continueremo a prediligere, e cioè la continua disponibilità, a volte anche sfiancante, ve lo garantisco, ma comunque dovuta a nostro avviso verso il cittadino, perché anche dal semplice ascolto, dal parlare, si può venire a conoscenza, ancorché ovviamente sempre in via presuntiva e poi da verificare puntualmente a cura degli organi preposti, di qualcosa che eventualmente magari si pensa funzioni benissimo, vada per il meglio, invece eventualmente nasconde insidie che potrebbero troppo verificarsi. Non è il nostro caso, posso citare, penso segretario, quell'episodio che si è verificato all'anagrafe, lo diciamo come nota di colore, dove alcuni mesi fa un cittadino che aveva urgenza di sposarsi per tutta una serie di problemi, senza andare poi a scendere in dettaglio, ha diciamo materialmente fatto capire o tentato di far capire a chi si trovava di fronte che era disponibile ad accelerare, cioè pur di accelerare questa cosa, a corrompere, diciamo la verità, quello del funzionario, che invece puntualmente ha subito rappresentato all'amministrazione e poi alle forze dell'ordine l'episodio, e proprio in questi giorni si è arrivati poi a una conclusione che ovviamente adesso non interessa la platea. Questo per dire che comunque la reattività degli uffici c'è, è puntuale, e gli uffici comunali, grazie anche all'opera che svolge il responsabile e tutta la struttura, sono ovviamente ben allertati e indirizzati contro questo fenomeno. Grazie.